it's a great opportunity because there is an international contest and we can know a lot of people and we can improve our knowledge about hematologists. The future of medicine are not just the young ones, but also the older people. So the methods, how to treat them, how to diagnose them, how to select the treatment is something that is very important, not just for the professors, but also for our specialists, young students that want to learn more. Un congresso interessante anche perché comunque si sta parlando di disagi della terza età, una terza età che va sempre crescendo sul piano numerico. Nei prossimi anni tutte le statistiche dicono che gli anziani cresceranno in quota parte rispetto al resto della popolazione, soprattutto in Italia e soprattutto nei paesi cosiddetti avanzati, quindi senz'altro anche problemi ematologici come tante altre patologie potrebbero insomma chiaramente influire sulla non ottima qualità della vita di queste persone. Quindi io penso che sia estremamente interessante approfondire queste tematiche, convegni del genere sono estremamente utili, naturalmente unica si può anche dire qualche elemento non trovo positivo, il fatto che sia esclusivamente in inglese, probabilmente per un certo tipo di pubblico, magari non necessariamente addetto a lavori, ma o anche se addetto a lavori, ma magari non necessariamente a pieno dentro la lingua inglese, può trovarsi qualche difficoltà, però senz'altro tutti le varie brochure e il materiale a disposizione è estremamente utile anche per compensare questa piccola carenza. So we know that the number of old people is continuously increasing in the general population. And so I think that it's really important to know how to treat these patients, and in particular how to treat oncological and hematological disease in this kind of patients. So thanks to Menarini Foundation to give us the possibility to talk about these topics in this very interesting and international context.